Questo richiedeva, come vi dicevo, migliaia di paletti con questa parete di rete, e queste qua, vedete, sono le trappole dentro cui finiva il pesce che cercava di scappare. Si chiama cogolo, è una specie di tubo di rete, per chi non è esperto, che dentro ha una specie di valvola come la tricuspide del cuore, non so se vedete qua, che permette al pesce di entrare dentro ma non di uscirne fuori. E questa qua si chiama enca, ed è, ce n'erano una, due o tre a seconda della furbizia del pesce, in certi casi no, perché andava dentro e basta, ma in certi casi ce n'erano due o tre di seguito proprio per evitare che uscisse fuori. Questo è un altro grande modello, è un modello di Coccia, un modellone anche questo enorme che bisognerebbe proprio vedere. Questo qua veniva rimorchiato da due bragozzi, infatti tirare la coccia assieme è anche un modo di dire, no, di due amici, no, che come far paranza nel sud. Quindi il bragozzo, un bragozzo tirava da una parte, uno dall'altra, e tutto il pesce che rimaneva dentro veniva catturato e andava a finire qua nella coeta. Vi risparmio i 36 tipi diversi di rete che ci sono dentro, specificati nell'elenco, perché bisogna appunto fare una rete chiara perché il pesce non capisca di essere preso in trappola. Vedete, questo è il fidanzamento, poi qua c'è la fine, il matrimonio che è verso la fine, e qua praticamente non c'è più via di scampo, perché la rete da chiarissima diventa sempre più fitta e si finisce qua con una slitta, perché il sacco appesantito strisciava sul fondo del mare e si poteva danneggiare perdendo tutta quanta la pesca. Inoltre veniva fatta una gabbia attorno perché i delfini rompevano il sacco per mangiarsi il pesce che c'era dentro. Il delfino non era visto come lo vediamo noi, bello, sorridente, eccetera, ma era uno dei più grandi pericoli dei pescatori, perché appunto poteva vanificare non solo la pesca, ma rovinare completamente le arti. Per cui c'è addirittura un dardo da delfini, c'erano proprio i dardi che servivano proprio ad ammazzare i delfini che si mangiavano il resto della rete. Faccio velocissimamente per non tediarvi. C'è una serie di contenitori per il pesce, sia di legno che di vimini, ognuno con i loro nomi, bla bla bla. Questa è una scena di Chioggia, vedete? Qua ci sono i vieri, sono questi grandi cesti dove veniva conservato vivo il pesce, veniva lasciato qua a purificarsi nelle acque del Canal Vena, vedete? E questo qua invece è un vivaio in legno che veniva chiamato Marotta, sul quale veniva conservato vivo il pesce, non c'era frigorifero, quindi quando uno ti serviva un po' di pesce andavi là direttamente e lo prendevi. Questi contenitori sono questi qua, vedete, sono degli splendidi modellini, dai piccoli burcelli alla grande marotta. Questa era lunga 14 metri, quindi era una vera e propria barca. Avevano dei lucchetti, perché il carico era preziosissimo, pensate, 160 quintali di anguille, e quindi serviva questa più grande, vedete che ha una grossa cima di traino, per portare il raccolto dalle valli verso i vari mercati. Non essendoci frigoriferi, non essendoci trasporti veloci, bisognava mantenerlo vivo a bordo di queste barche qua, che avrete notato venivano tutte legate come un salame. Questa qua si chiama Magiaura, vedete, perché anche una fessura fra una tavola e l'altra voleva dire perdere tutto il carico. Mi spiegava mio nonno che le faceva queste, le marote, diceva questo qua era più difficile di fare una barca, perché sulla barca qualche volta il legname poteva scampare via. In questo caso l'abete con il quale erano fatte doveva essere di primissima qualità, senza neanche un nodo. Se partiva un nodo, le anguille una alla volta se ne uscivano, più arrivava al mercato vuoto. Una caratteristica, vedete, di queste barche è non avere insellatura, in maniera che quando la barca è dimenticavo che è tutta forata, ovviamente, no? Quindi la barca affonda e rimane tutta la parte dritta, vedete che è rettilinea, non è come tutte le barche che ha l'insellatura o cavallino. Questo permette di salirci anche sopra e pescare, prendere quello che si vuole prendere, mollando, vedete, i lucchetti. Ma come ripeto, sono barche di 12-14 metri di lunghezza. Questo qua è un bellissimo modellino che vedete esposto anche qua fuori. Questo dettaglio della serratura che era fatto in rame perché non si corrodesse con il relativo lucchetto. E poi ci sono dei diorami che raffigurano alcune azioni di pesca. Il problema della pesca, lo sanno bene chi va con la vela al terzo, è che le barche a fondo piatto si rovesciano. Hanno una grande stabilità iniziale e poi se ne vanno giù. Quindi il problema qual è? Quando arriva il colpo di vento è tenere o la poppa o la prua
al vento, in direzione del vento. Si poteva fare, vedete, rimorchiando due massi di pietra che si chiamavano spiere, che venivano filate di poppa, vedete qua. Sì, l'albero è stato tagliato, difatti sul diorama c'è l'accetta e l'albero spezzato che veniva abbattuto per evitare il rollio, no, della barca. Si viaggiava con una piccola vela e terza volata, e si sperava e si lasciava che il vento finisse, perché non c'era altro modo di salvarsi. Il pericolo della barca è quello di avvicinarsi alla costa, per cui finché tu sei in mare puoi sopravvivere. Quando tenti di entrare nei vari porti, poteva succedere proprio di lasciarsi la pelle. Le spiere venivano filate o di poppa o di prua. Questo qua era il caso ancora più estremo: si toglieva anche la vela di trinchetto, si filava di bordo, vedete, tutto ciò che c'era di pesante, e questo frenava la barca tenendo la prua, che era più sopraelevata della poppa, tenendola al vento. In compenso si metteva anche un pezzo di albero, questo vedete l'albero che è stato tagliato, si metteva davanti anche per frangere un po' l'onda. Vedete qua quanto è accurato il modello, vedete c'è la spiera, rotoli di cima e l'ancora legata a rovescio, perché non deve far presa sul fondo, perché altrimenti si stacca la prua, deve solo rallentare il flusso dell'imbarcazione. Finiamo velocemente perché non voglio rubarvi troppo tempo. Questo era un lavoro che veniva fatto, una cosa che mi sembra completamente persa, quella delle seppe secche. Non so se qualcuno, forse qualche anziano le conosce. Insomma, le seppie venivano seccate e messe, vedete, su questo pergolato che è riprodotto molto bene, aperte, eccole qua, e sembra che sia appunto una leccornia proprio. Silvio Testa annuisce, che è buona, non è tanto bella, sembra un pipistrello, ma comunque era molto buona. Mi diceva appunto i vecchi che le intiepidivano sulle braci e poi se la mangiavano proprio di gusto. I pescatori che facevano questo, vedete, stavano 8, 10, 12 ore a pancia in giù, vedete, su questa panca, con le mani dentro l'acqua, e ne tagliavano, leggevo, 100. Insomma, una quantità di quintali al giorno, che era qualcosa di enorme. Ogni cesto che vedete là, su uno mettevano l'inchiostro che veniva salvato, su un altro i risi, come sapete, su un altro le uova, e su un altro ancora veniva messo l'osso, che in termine tecnico si chiama la conchiglia. Perché veniva utilizzato anche quello, quindi la seppa secca veniva messa a seccare. Guardate il modello, vedete, in questo pergolato. E queste sono le panche dove stavano questi qua tutto il giorno a curare il seppe, che poi venivano vendute a mazzi, venivano cucite assieme e vendute a mazzi. Questi disegni sono dei bellissimi disegni di Aristide Naccari, che è un pittore chioggiotto, che ha lasciato degli album veramente molto belli, che descrivono anche loro come una macchina fotografica tutto ciò che si svolgeva a Chioggia. La seppa secca. Questo è un bellissimo pennello, praticamente quel segnamento di cui vi parlavo prima, questo qua è grande così, è una cosa veramente notevole. Quella è la barea dell'albero, vedete dove passa la drizza, ed è tutto ricco di significati intagliati con quella famosa punta che vi dicevo prima. Guardate i dettagli, queste sono le fenici che beccano la stella, la fenice, vedete questo uccello nero che troviamo anche su molte facciate di Venezia, e praticamente questa è la bandiera già sabauda, vedete, col popolotto che la tiene in piedi, alcuni vedono, ci sono simbologie sacre, questo è la lancia, questa è la spugna, questa è la scala per tirare giù il corpo di Cristo, questa è la croce, vedete, questo è San Felice e San Fortunato, i due santi protettori dei pescatori chioggiotti, questa è l'anza, è questo disegno della sua vela, vedete, quindi anche il pennello è veramente un piccolo capolavoro di. Finisco con l'unico vizio che si concedevano i pescatori, che era il fumo, che era la immancabile pipa chioggiotta, di cui appunto c'è tutta l'insieme, vedete la borsa di tabacco, queste specie di cose strane che sono appunto dei funghi, perché poi, quando ho detto, c'era un mio amico appunto che fa pipa, eccetera, sì, com'è che le accendevano? Con queste bacchettine, era un po' complessa la cosa, c'era l'acciarino, che è questo, la pietra focaia, le scintille cadevano su questa specie di fungo, che
un fungo particolare intriso secco, intriso di San Nitro, faceva una piccola brace, quella brace veniva passata su quello stecchino imbevuto di zolfo e con quello poi ti accendevi la pipa. Qui spesso a Chioggia... Sì, è un ottimo sistema per smettere di fumare. Però sono quei problemi che nessuno si pone, no? Quando diceva sempre sì, perché accese il caminetto? Si accese il caminetto. Avete mai provato a Boy Scout ad accendere un fuoco? Disastro. Invece c'era questo sistema, vedete, che era... E il pannello lo mostra molto bene, avete pietre focaie, acciarino, e funziona, tra l'altro, abbiamo provato, e non è così difficile. È la borsa di tabacco, è la classica pipa chioggiotta che veniva fatta in migliaia di esemplari, c'erano i produttori che ne facevano migliaia perché poi le buttavano via, difatti per quello in laguna se ne trovano tantissimi, non è che era una cosa preziosa, nonostante avessero centinaia e centinaia di forme diverse. E vedete appunto in questa incisione dello Zompini, le arti che vanno per via, vedete lui, il signore che girava per Venezia, per Chioggia, col mazzo di funghi qua, l'acciarino in mano e l'esca di fuoco. E ricordo ancora che c'erano ancora delle donne a Chioggia che avevano ancora il fuoco e che davano a mandare un poco di fuoco a stata per evitare tutto il rituale delle cose e per andare a prendersi la brace. Quindi vedete un mondo millenario che è scomparso recentissimamente, e questa collezione veramente ci permette di fare un tuffo nel passato con un'accuratezza che io sinceramente non immaginavo. Per tutto il resto, naturalmente, mi dimenticavo una cosa: segnali da fagotto, poi smetto. I pescatori stavano in mare mesi, non è che venivano a casa la sera, quindi c'è una barca più veloce che si chiamava Portolata che faceva su e giù. Per sapere, ancora erano analfabeti, qual era, davano un sacco con i vestiti sporchi alla famiglia e li identificavano con questi segnalini. Vedete che c'è il disegno della vela? Vedete che questa qua è una vela? Ognuno si intagliava la sua veletta, legava il sacchetto, portavano le cose e li portavano il tabacco, zucchero, caffè, quelle pochi generi di conforto, il pane secco, i bussolai, i ciosotti, eccetera. E questo era, questi qua, la cosa più commovente, perché questo qua è proprio un ritratto di quella che doveva essere quel tipo di vita. Sono i segnali da fagotto, vedete? E questo qua è ancora la lanza, vedete, del cognome, la vela, e questo qua che è il simbolo trovato varie volte su dei pezzi. Per tutto il resto che volete sapere sulle barche veneziane, naturalmente c'è il nostro sito dove trovate tutto.